Salve a tutti, in questo breve video vedremo come è facile confondere una specie commestibile come la Armillaria mellea, o meglio conosciuto propriamente col nome di chiodino, con altre specie tossiche che sono appunto il fungo dell'olivo, Ompholotus oleario, che cresce nello stesso habitat. Poi vedremo infine l'ifoloma fascicolare, falso chiodino, entrambe queste ultime due specie tossiche. Quindi l'unica raccomandazione che do ai fungaioli è di non fidarsi assolutamente di leggende metropolitane che dicono per esempio che i funghi che crescono tutti quanti vicino al legno siano commestibili. Vediamo appunto che il chiodino possiamo trovare nello stesso habitat anche l'Ompholotus oleario e l'Ifoloma fascicolare. Quindi attenzione, e quando avete dubbi portate comunque sempre il vostro raccolto presso gli ispettorati micologici delle aziende usule nazionali che sono ubicate nelle varie aziende usule. Il servizio è completamente gratuito e a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Vi ringrazio.